Era Sommo Vigo, candidata del centro-sinistra, collegata con noi dalla Spezia. Buonasera, avvocato. Buonasera. Allora, intanto, com'è andata, insomma, questa campagna elettorale? Come sta andando? Però ormai è molto più il tempo che ha dietro le spalle di questa campagna rispetto a quello che ha di fronte a sé, e forse ne sarà anche abbastanza contenta. Sì, in effetti la stanchezza comincia a farsi sentire, anche se devo dire che l'entusiasmo e l'ottimismo è ancora molto forte. Questa campagna sta andando bene, è una campagna che la stiamo conducendo in mezzo alle persone, quindi andando nei quartieri, incontrando associazioni, cittadini, e quindi è una campagna veramente partecipata. E sento un bel clima, un clima positivo e sono convinta che riusciremo a trasmetterlo agli elettori ancora in questi ultimi giorni di campagna. Ecco, la Spezia è una città tradizionalmente di sinistra, lo posso dire conoscendola bene, essendoci nato e cresciuto. È una città che però, diciamo, 5 anni fa ha cambiato rotta, peraltro con una, diciamo, operazione al ballottaggio che ha sorpreso molti, perché poi in effetti i partiti afferenti al centro-sinistra sembravano comunque maggioritari anche in quella circostanza, però evidentemente qualche cambiamento dell'ultimo secondo, qualche malinteso, non ha permesso al centro-sinistra di rivincere per l'ennesima volta le elezioni alla Spezia e ha vinto, Peracchini. Questa volta com'è l'aria, soprattutto all'interno, della, diciamo, coalizione che la appoggia e di coloro che stanno fuori da questa coalizione? Allora, io ritengo che questa volta proprio uno dei nostri punti vincenti sia quello di avere riunito tutta la coalizione progressista, civica e di centrosinistra, perché rispetto a come diceva lei al 2017, dove vi erano cinque candidati, diciamo, ciascuno espressione di un partito e in più il candidato dei 5 Stelle, questa volta siamo riusciti a creare proprio un gruppo unito e compatto. Penso che questa novità, insieme anche al fatto che io sono un po' una scommessa perché sono una figura civica, non ho una tessera di partito, faccio o almeno facevo l'avvocato fino a 2 mesi e mezzo fa circa, e comunque è la prima volta che mi butto così in politica attivamente, penso che tutti questi elementi, quindi anche lo scommettere su una persona come me, che proviene veramente dalla società civile, dal mondo delle professioni, sia un altro degli elementi di novità che spero e penso che i nostri elettori sapranno apprezzare. Partiamo Partiamo con invece. le domande invece più, diciamo, di programma. Sì, esatto, uno dei punti toccati anche proprio, mi ricordo, durante la sua presentazione è stato quello legato alla sanità. La sanità alla Spezia. Come funziona e soprattutto però che cosa può fare anche un sindaco per migliorarla? Allora, la sanità alla Spezia funziona assai poco, in realtà questo è uno dei temi più importanti della campagna elettorale ed è veramente il tema più politico di tutti. Inizio con due numeri. Noi abbiamo la metà degli operatori sanitari, ad esempio, della città di Genova. Abbiamo 100 operatori sanitari invece che 200 ogni 10.000 abitanti e la media regionale è 153. Abbiamo perso 39 infermieri in 2 anni e 90 posti letto dal 2019 ad oggi. In più abbiamo ben 1.000 spezzini che sono senza un medico di base, un medico di famiglia. Questi sono tanto i numeri di proprio base sui quali bisogna cominciare a ragionare. A questo si aggiunge il problema delle liste di attesa. Abbiamo cittadini che non riescono proprio a svolgere l'esame perché le liste di attesa sono chiuse, quindi non vi è la possibilità di farlo neanche aspettando un rilevante periodo di tempo. Cosa può fare il sindaco? Intanto intervenire su questa situazione.
La sanità è competenza regionale, è vero, ma noi dobbiamo pretendere dalla Regione Liguria, dal Presidente della Regione Liguria, un'attenzione pari almeno a quella che hanno le altre province liguri. E quindi cominciare a riorganizzare i nostri due ospedali, il Sant'Andrea e il San Bartolomeo di Sarzana, perché nell'attesa della realizzazione del nuovo ospedale i nostri cittadini devono poter contare da subito su una sanità efficiente ed efficace, quindi un piano di ristrutturazione per il Sant'Andrea e utilizzare meglio il San Bartolomeo di Sarzana, che è effettivamente un ospedale sottoutilizzato e quindi bisogna che si cominci a utilizzarlo nelle more della ristrutturazione dell'ospedale che abbiamo attualmente, che necessita di un radicale intervento. Ho sentito dire da lei in campagna elettorale che ritiene le periferie della città abbandonate. Perché lo dice e che cosa propone per cambiare questa direzione? Lo dico perché ci vivo. Io vivo alla Spezia, in un quartiere periferico che è il quartiere del Canaletto. Sono nata e cresciuta lì. È un quartiere che è proprio prospiciente al porto commerciale. Quindi è uno dei quartieri che più ha dato allo sviluppo della nostra città e uno dei quartieri che più ha subito le conseguenze negative. Quindi i quartieri vanno rivalutati. Come si devono rivalutare i quartieri? Non semplicemente con delle operazioni di estetica, mettendo qualche fioriera o riparando qualche marciapiede. Questo è importante, ma non è certamente sufficiente. Innanzitutto i quartieri devono essere posti vivibili e per essere vivibili devono avere degli spazi di aggregazione, che possono essere i parchi, che quindi devono essere oggetto di una rivitalizzazione che sia anche non soltanto di aggregazione ma anche culturale, e devono avere anche dei negozi. Io girando per la città ho potuto incontrare quartieri che sono privi di qualsiasi tipo di servizio. Ecco, il comune deve farsi anche garante per aiutare i cosiddetti negozi di prossimità che in determinati quartieri e in certi contesti possono costituire veramente dei presidi sociali, perché i cittadini vogliono vivere il quartiere, ma lo vogliono vivere a 360 gradi, quindi avendo la possibilità di avere tutti i servizi a disposizione. Qual è la sua visione di sviluppo per il Comune della Spezia? Tra l'altro volete legarla, credo, molto anche ai temi della sostenibilità, che sono tematiche sempre più preponderanti per la città. Sappiamo quanto la Spezia ha lottato anche per il carbone. Ora, cara mia, io sono cresciuto tra... si chiamava la Esso una volta, era davanti a casa mia. Insomma, ora non c'è più. Lo sai bene. No, lo so bene, lo so bene. Esatto, sviluppo sostenibile è anche il porto, no, ovviamente, un tema centrale, quello del rapporto porto-città. Esatto, la nostra città sarà interessata da due interventi essenziali, comunque quelli che sono gli interventi previsti nel piano regolatore portuale che risale al 2006, ed è l'ampliamento del porto commerciale, quindi la realizzazione del terzo bacino e la stazione croceristica. Ora, io anche per la mia storia professionale ho affrontato tante tematiche ambientali e questo ha fatto sì che maturasse una certa sensibilità che poi in campagna elettorale, come potete bene immaginare, alcune volte viene pretestuosamente utilizzata per contrapporre la mia formazione professionale come quella di una persona che è contraria allo sviluppo. Credo che ormai, ma non sono certamente io a dirlo, ma le parlano le norme europee, ne parla lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ormai ambiente e sviluppo devono andare di pari passo, anzi ormai costituiscono un binomio che è indissolubile. Quindi ogni intervento che si andrà a realizzare nel territorio della nostra città dovrà essere sottoposto a un bilancio ambientale, cioè dovrà essere un intervento ambientalmente sostenibile. Altrimenti, in base alla normativa europea, una su tutta la tassonomia verde della Commissione europea, l'intervento non potrebbe neanche essere finanziato. Quindi questi interventi, che sono sicuramente importanti per la nostra città e che costituiranno sicuramente uno dei punti di sviluppo più rilevanti, devono essere comunque accompagnati dall'adozione di misure che servano comunque a mitigare o a limitare al massimo gli effetti sull'ambiente e anche sulla qualità della vita delle persone che vivono nei quartieri interessati da questi interventi. Si può fare, le tecnologie, le conoscenze, le norme attuali lo impongono e come sindaco della nostra città mi impegno a farlo.
Qui a Genova parliamo spessissimo di giovani e del rapporto che hanno con la città di Genova, ma sono anche curiosa, avendo anche tanti amici in realtà più giovani, spezzini che vivono ancora lì, che non hanno lasciato la loro amata Spezia, fatemelo dire con l'accento corretto perché sennò Matteo mi guarda male con la pronuncia corretta, però a parte questo, com'è dal suo punto di vista, dalla sua percezione, la vita dei giovani spezzini e soprattutto che cosa da sindaco si propone di fare per migliorarla? I nostri giovani devono innanzitutto rimanere nella nostra città, a Spezia, come appunto diciamo noi spezzini, e per farli rimanere bisogna offrire loro, oltre che servizi, ma soprattutto opportunità di lavoro. E il lavoro che nella nostra città è necessario è un lavoro creato, legato alle forme di sviluppo della nostra città, che sono il porto e la nautica. Le aziende hanno una necessità di manodopera altamente specializzata, quindi bisogna offrire ai giovani la possibilità di, diciamo, impegnarsi e di imparare professioni che sono altamente tecniche e che possono dare veramente soddisfazioni non solo professionali ma anche economiche. Cosa può fare il comune? Può mettersi a disposizione, costituire un punto di riferimento per una vera e propria, chiamiamola così, formazione, fabbrica dei mestieri, cioè cercare di costituire dei centri di formazione specializzata che siano legati a queste attività altamente professionali e quindi rendere ai giovani, per i giovani, attrattive queste professioni. Noi abbiamo l'università che è un'eccellenza, bisogna anche cercare di coinvolgere ancora di più, ancora in maniera più importante, l'università in questo circuito virtuoso, perché i giovani rimarranno e rimangono volentieri nella nostra città se trovano lavoro, se trovano i servizi e se riescono a svolgere un'esistenza ovviamente dignitosa e di qualità. Molto bene Piera Sommovigo, io all'inizio le ho fatto una domanda però mi rendo conto che non sono stato sufficientemente brutale. L'obiettivo è ballottaggio o vincere al primo turno? Allora, l'obiettivo è vincere al primo turno. Poi c'è sempre l'ipotesi, come sono un avvocato, sapete che noi le domande le formuliamo in via principale e in via subordinata, no? Quindi in via principale la vittoria al primo turno, in via subordinata al ballottaggio. Ancora 15 giorni di ballottaggio ce la posso fare a reggerli. Va bene, anche perché poi eventualmente comincerebbe l'impegno da sindaco, che credo non sia minore, quindi è un esercizio questo. Piera Sommovigo, in bocca al lupo. Io non vedo l'oro. Grazie, viva il lupo. Grazie. In bocca al lupo, 12 giugno.